Raddoppio le armi. Come andiamo? Ti serve qualcosa? Nelle ultime settimane, i centri CTOS di Chicago hanno aumentato la sicurezza a causa di numerosi attacchi del gruppo di hacker DedSec. La portavoce della Bloom, Charlotte Garner, ha risposto alle nostre domande. La sicurezza è fondamentale. Quindi abbiamo arruolato della sicurezza privata per ogni centro CTOS. Sono tutori dell'ordine, addestrati nelle regioni più pericolose del mondo. Ma, signorina Garner, i tutori dell'ordine di cui parla sono mercenari. Molti hanno la fedina penale sporca. Hanno prestato servizio nell'esercito. Ma non dobbiamo punire i nostri soldati per aver servito il loro paese, no? La rete CTOS è ben protetta. E questo dà ai cittadini di Chicago la tranquillità che meritano. Abbiamo sentito la portavoce della Bloom sulla sicurezza del CTOS. La sicurezza non scherza. Devo accedere. Troverò chi minaccia la mia famiglia. Voglio il nome della voce al telefono. Non sai le regole quali sono. Io posso parlare con chiunque. Potresti giocare anche tu. Ehi, che vuoi? Cosa vuoi? Non
Continuate a cercare da quella parte. Attacco il bersaglio. Lì, prendo. Hai fatto incazzare gente parecchio potente. Appartamento. Sembra che il CTOS indaghi sulla vita dei privati cittadini. Per forza che il DedSec lo detesta. Ci siamo. Sono dentro. Cosa? Cioè, nel CTOS? Di già. Sto guardando la rete proprio ora. Adesso puoi accedere. E posso farlo anche io. Il profiler è online. Abbiamo i loschi segretucci di chiunque a portata di clic. Sta evidenziando roba di tutti i tipi del quartiere. Qualcosa potrebbe farmi comodo. Tieni d'occhio il traffico online. Potrebbero esserci dei fixer. Se io li vedo, loro vedono me. Ok, devo andare. Io ho fatto abbastanza. Fammi rintracciare la chiamata. Ci sentiamo. Fate attenzione, è in giro. Ma dov'è? Qualcuno lo vede? Bravo, non farti fermare da nessuno. Lo sapevo che quel moccioso stava lì. No. Ragazzo, non è mica la tua città. Trovatelo! Fermiamoci! Basta così! Ho bisogno di un favore. Cioè? Ho fatto un accordo con un cliente molto esigente. Gli serve un autista. No. La storia è questa. Stamattina ho trovato Maurice che cercava di svignarsela dalla sua cameretta. Quindi devo spostarlo. Ora potrei passare la patata bollente a te, visto che lui è un tuo problema. Ma non è nel mio stile. Finisco sempre ciò che inizio. E tutto quello che ti chiedo... Va bene. Ok. Lo faccio. No, beh... Voglio costringerti. Ho detto che lo faccio. Esattamente di che si tratta? È una consegna. Spostare un tizio. Che ci vuole? Però ricorda che c'è in ballo la mia reputazione. Sborsa una fortuna per avere il miglior autista di Chicago. Allora è fortunato.